Fratelli Contorno presenta Benvenuti in Sicilia. Un viaggio nei luoghi e nel tempo, dove storia e tradizione si incontrano. Salsa pronta di pomodorino ciliegino siciliano. Da una tradizione centenaria, il gusto di un prodotto del tutto naturale. Benvenuti in Sicilia. Fratelli Contorno. Industrie conserve alimentari. Dal 1916. La vostra vita in un luogo inaspettato. Fermi! Il nostro amore ti porta casa. Ristrutturare con noi è un piacere. Veloci, economici, competenti. A come a casa, B come benvenuti, C come complici, T come tecnologici e Z come zero pensieri. Come dire, dalla A alla Z è proprio tutto. Voi sognate, noi ristrutturiamo. Set Ristrutturazioni. Nuova sede in via Villa di Napoli 13, Palermo. Spese e ristrutturazioni finanziabili parzialmente o totalmente. Chiamaci. Non scioglierti come ghiaccio al sole. Approfitta della nostra promozione e sostituisci il tuo vecchio climatizzatore con uno nuovo a partire da 599,62 euro con IVA e installazione incluse. E se devi sostituire la caldaia, abbiamo una promo anche per te. Eureka Evolution è presente sul territorio con tantissimi sportelli per fornirti tanti servizi. Eureka Evolution, il tuo partner per il clima e l'energia. Kaufman Griff Kids da oltre 50 anni è il punto di riferimento per la moda palermitana per bambino e bambina. Esclusivista e rivenditore ufficiale di prestigiosi marchi. Vieni a trovarci a Palermo da Kaufman Griff Kids per bambino e bambina in via Duca della Verdura 4D. Acquista online sul nostro sito www.kaufmangriff.it. LV Edile, impresa di costruzioni, realizza impianti elettrici e idrici, ristrutturazioni di interni ed esterni privati e commerciali, specializzata nella posa di piastrelle e parquet per pavimenti. LV Edile garantisce elevati standard di qualità nell'esecuzione di ogni tipo di prestazione. Non vi lasciamo la porta vuota, noi ci occupiamo di tutto. Ci trovi in via San Lorenzo 293. Ciao Eli. Ciao Isa, come stai? Ma la casa? Guarda, sto bene, ma hai centrato il tasto dolente. Sono un po' esaurita rispetto alla casa. Perché? Perché non riesco a trovare quella giusta, sia come spazi che come budget. Tu invece l'hai trovata? Già mi sono trasferita, dovresti vederla. È proprio quella che sognavo. Ma come hai fatto a fare così velocemente e in serenità? Hai trovato la formula magica? No, formula brava. Grazie a Formula Brava potrai acquistare la tua casa in modo facile, veloce e senza imprevisti. Nuova accoglienza. Nuova esperienza. Nuova esposizione. Nuova presentazione. Nuova scelta. Nuova cura. Nuova commerciale. A Carini, strada statale 113, numero 88. MM di Mercato Mobili è leader nella progettazione dell'arredo e nella vendita di mobili a Palermo. Da oltre 50 anni offriamo proposte di design con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ti assistiamo dal progetto dei tuoi ambienti ad un servizio post vendita affidato ad installatori professionisti per interventi a domicilio. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con Siamo Aquile, si parla di Palermo e lo facciamo con il nostro direttore Alessandro Amato dal ritiro di Livigno. Buonasera Alessandro. Ciao Roberto, buonasera ai telespettatori di TRM.
E allora ufficialmente la nuova stagione è iniziata con le prime sedute tecno-tattiche. Da giorni la squadra, prima a Coccaglio e adesso a Livigno, si sta allenando con il pallone e c'è tanta curiosità, non solo per il calciomercato che potrebbe cambiare il volto della squadra, ma anche e soprattutto per Dionisi, che è riconosciuto come un allenatore che fa ben giocare le sue squadre e che già sta mettendo in campo le sue idee. Siamo soltanto agli albori, è un embrione ovviamente perché siamo davvero da pochissimi giorni, però un'idea ce l'ha. Ci racconta tutto Alessandro. Intanto, quando si parla di Dionisi, mi piace anteporre all'analisi tattica una considerazione che non reputo secondaria. Nelle ultime quattro stagioni Dionisi ha prima ottenuto una promozione alla Serie B e alla Serie A con l'Empoli, poi è stato ai nastri di partenza per tre anni consecutivi in Serie A con il Sassuolo, poi è stato esonerato. Dopo il suo esonero il Sassuolo è finito in Serie B, però è uno che, diciamo, nelle ultime quattro stagioni ha avuto dei riconoscimenti importanti e speriamo che sia solo l'antipasto di quello che potrebbe e speriamo che sia a Palermo. E il marchio di fabbrica è sempre stato il 4-3-3, mi pare di capire dopo pochissimi allenamenti che continui ad essere anche con il timbro rossanero. Poi che sia 4-3-3 puro o che nel corso della stagione o addirittura di una partita possa essere modificato in un 4-3-1-2 o in 4-3-2-1, poco importa, ma la struttura mentale e pratica della squadra in queste prime esercitazioni è sembrata questa, perché al di là del lavoro atletico o in palestra, sia domenica sia oggi abbiamo cominciato a vedere anche delle esercitazioni tattiche in cui, attraverso sagome che impersonavano gli avversari oppure lo schieramento della formazione del Palermo, abbiamo cominciato a vedere delle ripetizioni 10, 15, anche 30 volte di stessi movimenti, ed è questo il modo in cui gli allenatori cercano di inculcare ai giocatori di una nuova squadra qual è la base del significato di quello che poi va concretizzato in campo, mentalizzato, e deve diventare naturale. Quando nel corso di un campionato vediamo una manovra rapida di prima quattro passaggi e si arriva all'altra parte del campo, è perché in estate l'hanno provato e riprovato 8.000 volte, e Dionisi da ieri ha cominciato a fare queste cose. Mi vorrei soffermare, perché hai detto bene, l'attenzione è per il calciomercato, ma è anche per capire come Dionisi farà giocare il Palermo, su tre esercitazioni a cui ho assistito sia ieri che oggi. Due hanno riguardato la fase di attacco, la fase propositivo: quando sei in possesso palla, parti alla tua area di rigore e devi arrivare a quella avversaria. Una invece è stata relativa alla difesa: la palla ce l'hanno gli avversari, come dobbiamo difenderci, come dobbiamo impostarci per evitare che ci facciano male. Te le racconto così come le ho viste in ordine di tempo. La prima è stata una manovra che si sviluppa praticamente costantemente sulle corsie, non passando dai piedi del playmaker, perché è vero che al regista il calcio di Dionisi affida grande importanza e un grande compito, ma è anche vero che devi avere delle strade alternative, se no agli avversari basterebbe bloccare il regista per far finire la manovra del Palermo, e così ovviamente non deve essere. Questa prima esercitazione è stata ripetuta tante volte: la palla partiva dall'esterno difensivo, attraverso uno scambio con dei movimenti si arriva alla mezzala, che poi o da indietro all'esterno, che poi lancia in verticale lungo la linea esterna al collega d'attacco, all'esterno d'attacco che deve, questo l'ha ripetuto Dionisi tante volte, crossare immediatamente provando ad arrivare più vicino possibile alla linea del fondo campo. Quindi rapidità nella corsia esterna a destra o sinistra, scambio rapido, allargare all'esterno, 10 metri di corsa per provare ad avvicinarsi alla linea del fondo campo e cross sul dischetto. L'altra invece ha riguardato la difesa: la palla l'hanno gli avversari, lui ha schierato quattro difensori in linea, c'era un lancio che arrivava da un ipotetico playmaker della squadra avversaria, dunque dalla tre quarti campo avversaria, un lancio di 40 metri. Dionisi ha spiegato la linea di difensori a due mediani, tre mediani, tre centrocampisti che erano davanti, come comportarsi per
marcare per organizzare il movimento contemporaneo della linea dei quattro difensori, e nel momento in cui si riusciva a conquistare palla, cosa fare di questa palla per ripartire. La terza invece è stata una manovra d'attacco un po' più architettata, un po' più costruita, un po' più elaborata e con la partecipazione di più elementi. La partenza però è sempre stata dall'esterno difensivo, passaggio poi attraverso la mezzala o il regista, sempre con destinazione finale l'esterno d'attacco. Si sono alternati Insigne, Di Francesco e Di Mariano, e la questione che ha chiesto a Dionisi è essere rapidi. Nel momento in cui si ruba palla non dobbiamo tergiversare, non dobbiamo cincischiare, non dobbiamo pensare troppo, ma dobbiamo avere un obiettivo, guardare avanti e soprattutto sfruttare l'ampiezza del campo con le corsie esterne per andare a crossare. Una cosa che ho notato, a differenza delle precedenti gestioni tecniche, che il punto di partenza però non è la linea del fallo laterale. Quante volte abbiamo raccontato nello scorso campionato Insigne, Di Francesco o Di Mariano giocano sulla linea del fallo laterale? Il punto di partenza è più centrale, questo perché qualche volta si può anche prevedere, propiziare l'inserimento centrale come se fosse una seconda punta degli esterni d'attacco, che dunque hanno a disposizione una scelta: punto sull'esterno o mi accentro, ma non mi accentro per andare a dare la palla al playmaker, mi accento per entrare in area avversaria. Queste sono le prime tre esercitazioni tattiche che mi hanno incuriosito e ho seguito con grande attenzione. Ripeto, reiterate tante volte, ripetute tante volte, perché 100 volte lo fai, poi quando ci saranno gli avversari e non più l'esagome, dovrai avere tutto molto mentalizzato, meccanizzato e automatizzato. Una parte degli esercizi sono stati fatti con l'esagome, è stata fatta con l'esagoma, un'altra parte invece poi le sagome sono state sostituite dagli esseri umani, dai calciatori della squadra avversaria, che hanno messo la casacca e mimavano quelli che potevano essere i movimenti dell'avversario. Tra i dettami tattici di Dionisi c'è l'utilizzo delle mezzali, perché avranno un ruolo fondamentale appunto per prendere il pallone dal centrocampo e portarlo avanti rifornendo l'attaccante. Tra le mezzali ci sono Segre e Ranocchia. La notizia del giorno è che Segre ha rinnovato fino al 2027, una bella iniezione di fiducia. Intanto vorrei dire che accanto alle playmaker Segre e Ranocchia potenzialmente sono dei giocatori con caratteristiche diverse, complementari, e possono essere davvero, se ripeteranno le migliori prestazioni dello scorso campionato, due armi appuntite per il Palermo. E sono stati loro che nelle esercitazioni hanno ricoperto vari ruoli, possono inserirsi anche loro, possono quasi sostituirsi, soprattutto Ranocchia, al regista e dunque smistare gioco anche lui. Può andare in inserimento per colpire di testa Segre. Il rinnovo di Segre è una notizia importante, non sorprendente, perché si trattava da alcuni mesi, si è arrivati alla conclusione positiva. Giocatore secondo me proficuo, giocatore silenzioso, sorridente, che ha dato sempre un rendimento medio-alto, se non addirittura alto. Quando dico medio-alto è riferimento a una parte della scorsa stagione in cui non era stato messo stabilmente nella formazione titolare, quindi non sempre era stato nelle condizioni di incidere, ma io speravo che Segre rinnovasse il contratto e sono molto contento. Io l'ho detto anche oggi in conferenza stampa, per me può essere il nuovo Migliaccio, per rendimento, per calore che i tifosi riconosceranno e tributeranno, perché è uno che gli mette sempre fino all'ultima stilla di sudore, che piace molto. Questo tipo di giocatore piace ai tifosi, non necessariamente bisogna essere un bomber da 20 gol a campionato per entrare nel cuore dei tifosi, e arrivando in maglia rossonero fino al 27 Segre aveva una bella militanza, e speriamo che possa anche giocare in Serie A con il Palermo quanto prima. Alessandro, allora vediamo un estratto della conferenza stampa di Jacopo Segre di oggi. Beh, dopo una trattativa comunque lunga che è durata un po' di mesi, io non vedevo l'ora di firmare. È arrivato questo momento, sono grato e sono felice di aver sposato comunque questo progetto ed essermi legato a questa società. E
e adesso devo ripagare ancora per l'ennesima volta la fiducia in campo. C'erano voci concrete, ma io non ho mai avuto dubbi sul firmare per questa società, e non vedevo l'ora, perché per me è un'occasione importante e voglio andare in Serie A con questa società, con questa maglia e per questa città, perché se lo meritano e daremo tutto in campo. La voglia di esprimermi attraverso il gioco, attraverso i miei compagni, attraverso lo staff che mi dà indicazioni, e sicuramente nel calcio, ma come nel lavoro in generale, arrivano le occasioni e l'importante è farsi trovare pronti, e questo diciamo è una delle mie forze, il lavoro, la determinazione e la passione che metto ogni giorno sul rettangolo verde, e devo portarla avanti e trasmetterla a tutti i miei compagni. Ieri con piacere ho incontrato, dopo tanti anni, Giulio Migliaccio. Appena l'ho visto ho pensato a te. Puoi ripercorrere la stessa strada, diventare un beniamino con umiltà ma con concretezza? No, assolutamente. Ho avuto l'occasione e l'onore di parlare con Giulio in questi giorni. Mi hanno accostato a lui parecchie volte l'anno scorso per i miei gol, per la mia intensità, per i miei inserimenti che metto ogni giorno. Perché no, per me, ripeto, è un piacere e spero di attraversare e calpestare le sue orme, perché ha fatto una grandissima carriera, e quindi è per me un onore. E queste erano le parole di Jacopo Segre. A Livigno intanto però cominciano a farsi vedere i tifosi rosanero. Molti saranno presenti in occasione dell'amichevole di sabato, che non è altro che una sgambata con una rappresentativa locale di Sondrio. Alessandro, qual è il calore dei tifosi rosanero? Cosa hai potuto percepire? Ce ne sono stati più oggi, lunedì, che non sabato e domenica. Questo sembra strano, ma c'erano delle condizioni meteo proibitive. La strada per arrivare a Livigno è lunga, non c'è un centimetro di autostrada, è tutta statale. Sono 3 ore e passa che tu parta da Milano, da Bergamo, e davvero si arriva fino a 2200 metri, poi si scende, tornanti, curve. Insomma, non è semplice, quando c'è maltempo diventa una stradaccia, quindi è normale che lunedì ci siano state più persone che siano state stimolate ad arrivare qui. Le storie sono sempre bellissime, l'abbiamo raccontata l'anno scorso a Ronzona, la racconteremo quest'anno da Livigno, palermitani che arrivano da ogni dove del settentrione italiano, persone che hanno lasciato la Sicilia per cercare lavoro, per trovare lavoro, che vengono con i figli, con i nipoti, magari nati già al nord perché si sono trasferiti i genitori da 30-40 anni, però anche i figli hanno cadenza settentrionale nel linguaggio, ma cuore palermitano, legato alle radici dei genitori, e quindi è bellissimo parlare con loro, perché vedi che assistere ad un allenamento diventa un momento di grande felicità, di contatto con la propria terra e con le proprie origini. È una cosa che mi aveva emozionato in alcuni casi nella passata stagione, ed è successo anche in questi 2 giorni a Livigno. Io ho grandissima ammirazione per queste persone. Poi c'è chi mi dice: sai, io l'anno scorso su 19 trasferte ne ho fatte 16, 17, 18, ho visto anche 5, 6, 7, 8 partite al Barbera. Quindi la trasferta al contrario, perché per loro è casalinga la partita che il Palermo gioca fuori casa. La trasferta di 2000 km quando si gioca al Barbera, ci si muove da Bolzano, da Trento, da Milano, da Bergamo, da Lecco, da Torino per seguire il Palermo. Queste sono persone che meriterebbero una statua nell'antistadio di Viale del Fante. Alessandro, io ti ringrazio per il tuo contributo. Noi ci vediamo come sempre domani, ma vi lasciamo alle interviste che proprio Alessandro ha fatto a un papà e a una figlia che stavano vedendo il ritiro del Palermo. Grazie Alessandro, vi lasciamo a queste interviste. Papà e figlia che arrivano da Bolzano, cominciamo con la figlia. Che ti aspetti da questo Palermo che ha iniziato l'attività proprio oggi? Allora, dopo 2 stagioni abbastanza deludenti, devo dire, mi aspetto che saliamo in Serie A quest'anno. Più che altro me lo auguro con tutto il mio cuore, perché ce lo meritiamo, siamo una grande squadra.
Io ho rigliato, ho sentito che tu hai parlato soprattutto di Soleri tutto il pomeriggio. Soleri? Soleri è il mio grande amore. Cioè, io ora che so che se ne deve andare sono tristissima, onestamente, perché è stata la persona che mi ha fatto appassionare al calcio. È partito tutto per lui, quindi ci tengo veramente tanto. Che ne pensi di questa proprietà che ormai ci accompagna per la terza stagione di spessore internazionale e si è autorizzati a sognare? Assolutamente sì, è un onore veramente fare parte di un gruppo così bello e grande, secondo me. La vera tifosa in famiglia è lei. Assolutamente sì, tutta la famiglia segue lei, che ci ha portato in giro per tutta Italia. Vivendo a Bolzano siamo andati in prente in quasi tutte le trasferte al nord Italia, e quindi è anche bello, è divertente. È bello anche come il gruppo che abbiamo creato a Bolzano, un club con più di 100 iscritti. Vale la pena andare in giro e portare la bellezza del calcio, dello sport, il divertimento, la passione, i tifosi. Ce ne sono davvero tanti. E il Palermo con questi tifosi si merita davvero la Serie A. Voi vi siete fatti notare perché proprio nella parte finale dello scorso campionato, quando il Palermo ha giocato su Tirol, avete organizzato una bellissima accoglienza. Assolutamente, è stato un onore e un piacere. Il club ci teneva a fare bella figura anche nei confronti del presidente, dei ragazzi, dei giocatori, perché comunque loro alla fin fine giocano, per carità, ci sono momenti di alti e bassi, però il tifo deve essere sempre positivo, sempre. Che idea ti sei fatto della vicenda Brunori? Non lo chiamiamo caso, non lo chiamiamo problema, però è una storia che stiamo seguendo tutti con grande attenzione. Io, da tifoso e appassionato, io vorrei il bene di Brunori e il bene del Palermo. In questo momento non so se i due beni, mettiamolo così, coincidano, perché comunque ci vuole allegria. E spensieratezza che in questo momento non riusciamo a vedere nel capitano. Cioè, io voglio un bene dell'anima, però secondo me un giocatore deve essere contento di giocare sempre. Ha rinnovato il contratto Segre, è una cosa che ti rende contenta? Tantissimo, tantissimo, se lo merita veramente, è un grande giocatore, uno dei migliori a centrocampo che abbiamo veramente, insieme a Ranocchia. Sono veramente grandi giocatori, quindi sono molto contenta. Kaufman Griff da oltre 50 anni è il punto di riferimento per la moda palermitana uomo e donna. Esclusivista e rivenditore ufficiale di prestigiosi marchi. Vieni a trovarci a Palermo da Kaufman Griff uomo donna, via Marchese di Villa Bianca 3. Acquista online sul nostro sito www.kaufmangriff.it. Nuova accoglienza. Nuova esperienza. Nuova esposizione. Nuova presentazione. Nuova scelta. Nuova cura. Nuova commerciale. Acarini, strada statale 113, numero 88. Buono questo, cos'è? Fatto tu? Eh certo, questa è una pasta con un pesto di basilico e mandorle. Buona, eh? So good. So good, l'ho fatta io. Sì, lascialo perdere. Pesto Contorno, il pesto che piace proprio a tutti. Oh, Fratelli Contorno, industrie conserve alimentari dal 1916. Ciao Eli. Ciao Isa, come stai? Ma la casa? Guarda, sto bene, ma hai centrato il tasto dolente. Sono un po' esaurita rispetto alla casa. Perché? Perché non riesco a trovare quella giusta, sia come spazi che come budget. Tu invece l'hai trovata? Già mi sono trasferita, dovresti vederla. È proprio quella che sognavo. Ma come hai fatto a fare così velocemente e in serenità?
Hai trovato la formula magica? No, formula brava. Grazie a Formula Brava potrai acquistare la tua casa in modo facile, veloce e senza imprevisti. LV Edile, impresa di costruzioni, realizza impianti elettrici e idrici, ristrutturazioni di interni ed esterni privati e commerciali, specializzata nella posa di piastrelle e parquet per pavimenti. LV Edile garantisce elevati standard di qualità nell'esecuzione di ogni tipo di prestazione. Non vi lasciamo la porta vuota, noi ci occupiamo di tutto. Ci trovi in via San Lorenzo 293. MM di Mercato Mobili è leader nella progettazione dell'arredo e nella vendita di mobili a Palermo. Da oltre 50 anni offriamo proposte di design con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ti assistiamo dal progetto dei tuoi ambienti ad un servizio post vendita affidato ad installatori professionisti per interventi a domicilio. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Non scioglierti come ghiaccio al sole. Approfitta della nostra promozione e sostituisci il tuo vecchio climatizzatore con uno nuovo a partire da 599,62 euro con IVA e installazione incluse. E se devi sostituire la caldaia, abbiamo una promo anche per te. Eureka Evolution è presente sul territorio con tantissimi sportelli per fornirti tanti servizi. Eureka Evolution, il tuo partner per il clima e l'energia. La vostra vita in un luogo inaspettato. Fermi! Il nostro amore ti porta casa. Ristrutturare con noi è un piacere. Veloci, economici, competenti. A come a casa, B come benvenuti, C come complici, T come tecnologici e Z come zero pensieri. Come dire, dalla A alla Z è proprio tutto. Voi sognate, noi ristrutturiamo. Set Ristrutturazioni. Nuova sede in via Villa di Napoli 13, Palermo. Spese e ristrutturazioni finanziabili parzialmente o totalmente. Chiamaci.